Siamo con l'assessore al turismo Elisa Covacci, nonché vice sindaco, e chiediamo l'importanza a livello turistico di questa manifestazione. Ma sicuramente l'impatto che hanno manifestazioni come queste è molto forte e noi ci teniamo particolarmente a queste manifestazioni, soprattutto queste enogastronomiche, e devo dire che Musica e Gusto è sicuramente il fiore all'occhiello tra queste manifestazioni. E sono molto contenta che il CIV in questi anni, nonostante non avesse poi un interlocutore con cui interfacciarsi, sia riuscita a portare avanti e a migliorare questa manifestazione che ora devo dire che è proprio bella, ne sono molto orgogliosa, ecco, come la Vagnina. Siamo con l'assessore al commercio del Comune di Lavagna, Danilo Bersaglio, e gli chiediamo quanto sono importanti queste manifestazioni per il commercio a Lavagna. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Musica e Gusto ha raggiunto negli anni un livello importantissimo e per il commercio lavagnese in questo momento è un rilancio fondamentale. Abbiamo trovato 3 anni di difficoltà, ma adesso noi tutti crediamo in questo rilancio e il CIV, soprattutto grazie a questa manifestazione, che ormai è diventata una delle più importanti insieme alla Torta dei Fieschi a livello turistico proprio nel Golfo del Tiguglio. Sarà un importante punto di rilancio commerciale per tutti, sia per chi ha il genere alimentare, quindi è prevalentemente interessato, ma anche per chi ha altri oggetti e quindi è uno sviluppo importante proprio per tutto. Siamo con Roberta Dasso, una delle anime di Musica e Gusto, e 10 anni di Musica e Gusto. Sì, era un traguardo che non si poteva non celebrare con tutte le risorse e le energie che ci sono rimaste. Siamo molto orgogliosi di essere arrivati a questa edizione, come voi ben sapete perché ci avete seguito sin dall'inizio, nel 2009 era nato così come un'esperienza per promuovere e sponsorizzare ancora di più la nostra città, era una formula che doveva essere testata, musica più gusto, musica con tante band, il gusto in tanti locali, in tanti negozi, una formula che ha dimostrato negli anni di funzionare, perché secondo me quando una manifestazione raggiunge il decennale vuol dire che non soltanto gli organizzatori, ma la città stessa e le amministrazioni che l'hanno supportata ne riconoscono il valore. E Musica e Gusto è diventata infatti una manifestazione considerata storica nel comune di Lavagna e ne siamo molto orgogliosi e questo era l'anno del dunque. Infatti abbiamo, come ripeto, utilizzato tutte le nostre risorse. I commercianti, come sempre, sono stati molto generosi perché voglio ricordarlo, queste feste sono sponsorizzate e sono foraggiate dagli operatori che quella sera diciamo, vivono la serata, sia dal punto di vista della manifestazione musicale, ma soprattutto da quella così mangereccia, perché è attraverso le risorse di questi operatori che noi portiamo a Lavagna per una sera 14 band, due itineranti, musica e spettacolo per tutti i gusti e per tutte le età. Ricordo inoltre che Musica e Gusto è una festa per famiglie, ne andiamo molto orgogliosi, ha sempre comunque negli anni soddisfatto il piacere e il gusto di tutte le età. Quindi cibo per tutti i gusti e musica per tutti i gusti. Esatto, io ritengo che sulla parte del cibo effettivamente in questi anni gli operatori hanno dato dimostrazione di essere fantasiosi, ma anche essere, come dire, generosi col pubblico che arriva, perché come voi ben sapete questa nostra scelta, come dire, di organizzazione per cui i piatti possono andare dagli 1 agli 8 euro e non superarle, è perché si vuole dare la possibilità a tutti innanzitutto di degustare più piatti e soprattutto agli operatori di, come dire, fare una class action, cioè essere tutti insieme in questa festa senza, come dire, sovrastare o senza rimanere indietro. E questa formula ha funzionato perché chi viene anche da altre città comunque ne testimonia sempre il successo e l'essere a portata di tutte le tasche in questo momento è un valore aggiunto che non può mancare. Gianni Ghio si occupa invece della parte musicale della manifestazione. E a lui chiediamo. Quest'anno per il 10° anno abbiamo subito una novità, il leitmotiv, diciamo, della nostra manifestazione è sempre stata una street band, una band itinerante. Quest'anno ne avremo due, una che diciamo racchiude un po' i 10 anni della storia di Musica e Gusto con i The Tamarros, che era già venuta altre 2 volte durante gli anni addietro di Musica e Gusto, mentre come sorpresa, come nuova band itinerante, i Barabba Goulash, cioè che sono 7 elementi che fanno musica anni 70 italiana con inflessioni balcaniche.
Poi ci sono 10 punti musicali, 10 band diciamo, sparse diciamo, in vie e piazze del resto della città, più 2 punti di DJ, uno in piazza Cordeviola e uno in passeggiata a mare, curato dalla Fondazione Marina Mercantile. E, ricordo che in questi 10 anni hanno suonato oltre 100 band, quindi abbiamo dato diciamo, sfogo a parecchie diciamo, proposte, molte sono locali perché ci piace comunque far lavorare i nostri conterranei. Per il resto direi che venite a godervi la festa perché soprattutto le street band saranno veramente spettacolari. Siamo col presidente Loredana Castagnino, presidente del CIV, e con lei parliamo di numeri e adesioni. Sì, come ogni anno, Musica e Gusto, che quest'anno celebriamo il 10° anniversario con grande orgoglio e soddisfazione, riscuote un grande interesse da parte di tutti i commercianti, ristoratori e tutte le persone coinvolte nel centro storico. Anche quest'anno si sono riconfermate il numero dell'adesione degli altri anni, si aggiunge ogni anno qualcheduno di nuovo, qualche nuova attività che ha aperto e che comunque sente già parlare di Musica e Gusto nei mesi precedenti. Per cui diciamo su questo veramente ci sentiamo anche un po' gratificati per tutto il lavoro che c'è dietro a questa festa. Le zone interessate? La città viene coinvolta in tutto il centro storico più la passeggiata mare, lungomare della Penne, dove si esibisce l'Accademia della Marina Mercantile. E le zone sono praticamente prendono tutto il centro storico di Lavagna, tutte le piazze principali, anche le vie tipo via Nuova Italia, via Matteotti, tutto il centro storico. Un evento così importante deve essere anche molto sicuro e quindi chiediamo alcune informazioni a Anna Maria riguardo la sicurezza. Sì, allora innanzitutto con grande piacere anche quest'anno ci troveremo a presidiare i varchi come Grammy Investigazione Academy o meglio con personale ASC, addetti ai servizi di controllo. Personale qualificato che rimarrà appunto nelle posizioni dei varchi e addirittura 2 persone si muoveranno, quindi in movimento, per andare a coprire una situazione appunto la sicurezza dell'evento e dirottare in caso, speriamo mai, la gente in, diciamo in uscite già calcolate. Non solo questo, bensì gli ASC, gli addetti ai servizi di controllo, sono pronti anche a livello di antincendio, primo soccorso e ovviamente decretati dal signor prefetto, quindi preparati per questo genere, speriamo mai ripeto, di problematica. Il presidio viene fatto e vorrei citare appunto la situazione più importante che è la normativa del 7 giugno 2017 da parte del Ministero dell'Interno, dopo un mese esatto dalla problematica enorme che era successa a Torino, e quindi si specifica che queste figure sono d'obbligo per andare a presidiare i varchi. Ovviamente le figure secondarie non di poca importanza, ci mancherebbe, quale la protezione civile anziché i carabinieri in pensione con tanto di riguardo, però c'è questa nuova figura specifica che è stata formata ovviamente per andare a coprire delle ipotetiche problematiche. Quindi l'appuntamento è per? Il 12 luglio ore 21 invitiamo tutti a partecipare a Musica e Gusto, che sarà una grandissima festa con tantissime band che suoneranno e quest'anno novità per il decennale, 2 band itineranti che animeranno la serata. Un sogno che nasce da vicino ma che ci porta lontano. Ci porta lontano in una terra bellissima dove io ho piantato parzialmente le radici, c'è la famiglia di mia moglie e tutti i miei nuovi amici. E niente, ho vissuto questa esperienza in prima persona e vedendo come questi bambini vivono le situazioni alle quali devono adattarsi, è venuta l'idea di fare questo progetto, fare questa associazione con tutti gli amici qua della zona per cercare di raccogliere fondi per realizzare un sogno. Noi l'abbiamo chiamato un sogno per la vita. Premetto che non vogliamo cambiare l'Africa, non vogliamo cambiare il mondo, non vogliamo stravolgere niente di quello che esiste oggi. Il nostro è un gesto di solidarietà, perlomeno un tentativo di fare un gesto di solidarietà per
persone che hanno bisogno, persone che non vogliono fare la vita dei nomadi e girare il mondo in cerca di fortuna, ma vogliono avere delle radici stabili nel loro paese. Purtroppo non hanno grosse risorse per poter realizzare queste cose e quindi mi è sembrata una cosa semplice, tra virgolette, creare questo sogno. L'importante è che il sogno diventi realtà. In questo caso si inserisce la presentazione qui a Palazzo Bianco in collaborazione col Comune di Chiavari. Sì, abbiamo avuto il sostegno da parte del sindaco Marco Di Capua, ha apprezzato l'idea, cerchiamo di fargli vestire la maglia di questa squadra, di diventare un titolare, visto che c'è, diciamo, questo sillogismo col gioco del calcio, ma molto più rispetto al gioco del calcio, perché comunque quando ci si avvicina al sociale entrano in gioco tantissimi altri fattori, tantissimi altri particolari. Marco mi ha sempre dato l'idea di essere una persona sensibile e aperta a questo tipo di messaggio e volenteroso anche nel cercare di portarlo avanti. E speriamo, come dico sempre, uniamo le forze perché insieme dobbiamo arrivarci. Bella Stefi, l'idea di quest'anno. Sì, abbiamo fatto l'asciugamano telomare Pareo, che va molto di moda, è stato molto apprezzato, devo dire, anche perché era sulla locandina, in effetti l'abbiamo trovato proprio uguale, quindi abbiamo detto perché no. Tutti contentissimi, sono stati molto molto felici di questa idea. Poi il nostro simbolo gli rimarrà sempre nel cuore e nella sabbia, come si tra l'altro dire. Chi l'ha usato come Pareo, esatto. Chi l'ha usato quale come coperta, asciugamano, chi esatto. Come magari qualcuno ci dorme anche chissà. bello, un Fiveland devo dire da record quest'anno, sono tutti contenti, tutti soddisfatti, ci fanno tutti i complimenti, sono una fatica ampiamente ripagata, devo dire la verità. Un Fiveland come questo non l'ho mai vissuto in 15 anni che lo faccio, devo dire. bello veramente. Ma io credo che sia giusto e bello anche dire una cosina in più, nel senso che abbiamo visto belle moto, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, però non stiamo dimenticando, sembra banale dirlo, ma chi è meno fortunato? Quindi si parla di beneficenza e questi eventi contribuiscono alla beneficenza. Certo, noi facciamo sempre un sacco di eventi e tutto questo è legato sempre alla beneficenza, perché noi pensiamo sempre di raccogliere soldi per fare almeno qualche cosa. Quindi la beneficenza è sempre alla base, non abbiamo altri fini o altre cose. Purtroppo la gente hanno i soldi, comprano delle moto molto grosse, sono belle, facciamo rumore, quello che vuoi, però tutto questo è per finalizzare una cosa da fare beneficenza, raccogliamo soldi noi. Però diciamo, se uno va a vedere, insomma, noi i soldi non è che li usiamo per altri fini. Noi l'importante è che ci sia più persone possibili, anche se facciamo un po' di rumore. Però almeno noi raccogliamo soldi per fare beneficenza, per fare qualcosa di bene, di bello. Insomma. Sì, un progetto che abbiamo fatto proprio recentemente in causa della mareggiata che è successa e i problemi che ci sono stati a Portofino, abbiamo donato alla Croce Verde Rapallese per poter ripristinare completamente il gommone, per poter fare le emergenze in mare, andare ad aiutare che erano bloccati in quel momento a causa della strada, insomma, che era venuta giù, e quindi è stato bello poter fare questa cosa per una cosa qui in zona. Poi soprattutto cerchiamo sempre di favorire i progetti anche delle nostre zone, è bello poter aiutare gli altri con una passione, poter fare qualcosa per gli altri che possono avere problemi, insomma, è sempre bello. Grazie ragazzi, grazie anche a voi per la vostra disponibilità, sempre gentilezza, è un piacere avervi con noi, grazie. Appuntamento a 2020, esatto, assolutamente sì, sempre qua nel borgo di Riva Trigoso, sempre col sole, perché il piano B a noi non serve, se serve serve per il caldo, non certo per altre cose.